Gesù chiama a sé quelli che egli vuole. È una sua libera scelta. E a questa chiamata risponde la libertà di chi è chiamato. La Chiesa non è il club di coloro che hanno la fede come hobby, ma la compagnia di coloro che sono chiamati dal Signore. E a cosa serve la Chiesa? Lo dice il Signore, per stare con Lui, per annunciare il regno, per scacciare le tenebre. Per stare con Lui, anzitutto, siamo chiamati a frequentare Cristo, a restare con Lui, a conoscerlo, a meditare la Sua parola. Siamo cristiani perché siamo Suoi, perché a Lui apparteniamo. Siamo Chiesa per annunciare il regno, per vivere da salvati, per preparare la venuta di Cristo. Siamo Chiesa per costruire ampi spazi di luce, per far arretrare la tenebra che abita i nostri e gli altrui cuori. A questo serve la Chiesa, il resto è appendice, coreografia, estensione. Della Chiesa possono far parte tutti. L'elenco di Marco, il primo evangelista, fa rabbrividire. Gesù mette insieme persone che mai sarebbero state insieme, progressisti e conservatori, intellettuali e artigiani, ricchi e poveri. Questa è la Chiesa. Un insieme di persone diverse che fanno la stessa esperienza di grazia, che cercano lo stesso Padre. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Saul scelse 3.000 uomini valorosi in tutto Israele e partì alla ricerca di Davide e dei suoi uomini di fronte alle rocce dei Caprioli. Arrivò ai recinti delle greggi lungo la strada, ove c'era una caverna. Saul vi entrò per coprire i suoi piedi, mentre Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. Gli uomini di Davide gli dissero: «Ecco il giorno in cui il Signore ti dice: vedi, pongo nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi». Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Saul senza farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saul. Poi disse ai suoi uomini: «Mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio Signore, al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore». Davide, a stento, dissuase con le parole i suoi uomini e non permise loro che si avventassero contro Saul. Saul uscì dalla caverna e tornò sulla via. Dopo questo fatto, Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: «O re, mio signore!» Saul si voltò indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul: «Perché ascolti la voce di chi dice: ecco, Davide cerca il tuo male? Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella caverna. Mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di te e ho detto: non stenderò le mani sul mio Signore, perché egli è il consacrato del Signore. Guarda, Padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nella mia mano. Quando ho staccato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, non ti ho ucciso. Riconosci dunque e vedi che non c'è in me alcun male né ribellione, né ho peccato contro di te. Invece tu vai insinuando la mia vita per sopprimerla. Sia giudice il Signore tra me e te, e mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti, ma la mia mano non sarà mai contro di te. Come dice il proverbio antico, dai malvagi esce il male, ma la mia mano non sarà contro di te. Contro chi è uscito il re di Israele? Chi insegui? Un cane morto, una pulce. Il Signore sia arbitro e giudice tra me e te. Veda e difenda la mia causa e mi liberi dalla tua mano. Quando Davide ebbe finito di rivolgere a Saul queste parole, Saul disse: «È questa la tua voce, Davide, figlio mio?» Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò rivolto a Davide: «Tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene, mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me e che il Signore mi aveva abbandonato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando mai uno trova il suo nemico e lo lascia andare sulla buona strada? Il Signore ti ricompensi per quanto hai fatto a me oggi. Ora ecco, sono persuaso che certamente regnerai e che sarà saldo nelle tue mani il regno di Israele».
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che stessero con lui, anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. I 12 manifestano negli Atti degli Apostoli lo stile del Signore. Sono i testimoni accreditati nell'opera di salvezza di Cristo e non manifestano al mondo la loro presunta perfezione, ma attraverso la grazia dell'unità fanno emergere un altro che ormai vive in un modo nuovo in mezzo al suo popolo. E chi è questo? È il Signore Gesù. Gli apostoli scelgono di vivere sotto la signoria del risorto, nell'unità tra i fratelli che diventa l'unica atmosfera possibile dell'autentico dono di sé. Anche noi abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza di testimoniare il risorto, uscendo dagli atteggiamenti autoreferenziali, rinunciando a trattenere i doni di Dio e non cedendo alla mediocrità.